8. E cosa pensano i francesi dell'esito della guerra? Domandò Bonnet, rivolgendosi a Benoît. Le donne si guardarono con un'espressione scandalizzata. Questo non stava bene. Con un tedesco non si parlava della guerra, né di quella in corso, né dell'altra, né del maresciallo Pétain, né di Mercel Kébir, né della divisione della Francia in due zone, né delle truppe di occupazione, né di fatti importanti. C'era un solo atteggiamento possibile: manifestare una fredda indifferenza. E proprio così Benoît rispose alzando il bicchiere pieno fino all'orlo di vino rosso. «Se ne fregano, signore!» Era sera. Il tramonto puro e glaciale annunciava una notte di gelo, ma l'indomani probabilmente il tempo sarebbe stato splendido. Bonnet aveva passato tutta la giornata in paese. Era appena rientrato e prima di salire nella sua camera per una sorta di condiscendenza o per gentilezza naturale, desiderio di farsi ben volere o di scaldarsi un momento vicino al fuoco, si era trattenuto nella sala comune. La cena era terminata. Solo Benoît indugiava a tavola. Le donne, già in piedi, mettevano in ordine la stanza e rigovernavano. Il tedesco osservò con curiosità il grande letto inutilizzato. «Non ci dorme nessuno, vero? Non serve a niente. Che strano!» «Qualche volta serve!» disse Madeleine, che aveva sempre in mente Jean-Marie. Credeva che nessuno le avrebbe letto nel pensiero, ma Benoît si fece scuro in volto. Ogni allusione agli eventi dell'estate precedente gli feriva il cuore con la rapidità e la precisione di una freccia, ma era una faccenda sua, solo sua. Rintuzzò con un'occhiata il piccolo sogghigno di Cécile e con estrema cortesia rispose al tedesco: «A volte non si sa mai, potrebbe servirle, se per caso le succedesse qualcosa. Non che glielo auguri. Ci mettiamo i morti noi, su quei letti.» Bonnello guardò divertito, con un pizzico di quella sprezzante pietà che si prova vedendo una bestia feroce digrignare i denti dietro le sbarre di una gabbia. «Per fortuna», pensò, «quest'uomo preso dal suo lavoro non sarà spesso in casa, e le donne sono più alla mano.» «In tempo di guerra nessuno di noi si aspetta di morire in un letto», disse sorridendo. Madeleine intanto era uscita in giardino. Ne tornò con un fascio di fiori per abbellire il caminetto. Erano i primi lillà, di un bianco niveo, con le punte verdeggianti, piccole gemme compatte ancora chiuse sopra profumati grappoli già sbocciati. Bonnet affondò la faccia pallida nel mazzo di fiori. «Stupendo! È come sa disporli bene!» Per un attimo i due rimasero in piedi fianco a fianco e senza parlare. Benoît pensava che lei, sua moglie, la sua Madeleine, sembrava sempre a proprio agio quando si dedicava a un'occupazione da signora, quando coglieva dei fiori o si lucidava le unghie o si pettinava in un modo diverso da quello delle donne del posto, quando parlava con un estraneo, quando teneva fra le mani un libro. «Non si dovrebbe prendere una trovatella, non si sa da dove viene», pensò ancora una volta sconsolato, e quando pensava «non si sa da dove viene», quello che immaginava e che temeva non era una qualche ascendenza da alcolizzati o da ladri, ma un'eredità borghese che la faceva sospirare. «Ah, che noia la campagna!» Oppure «vorrei delle cose belle!» E che la legava, secondo lui, in un'oscura complicità a uno sconosciuto, a un nemico, purché fosse un signore, purché avesse biancheria fine e mani bianche. Spinse violentemente indietro la sedia e uscì. Era l'ora di far rientrare le bestie. Indugiò qualche minuto nell'ombra e nel tepore della stalla. Una mucca aveva figliato il giorno prima e leccava amorevolmente il vitellino dalla grossa testa e dalle sottili zampe tremanti. Un'altra soffiava piano nel suo angolo. Benoît ascoltò quei respiri calmi e profondi. Da dove si trovava vedeva la porta di casa aperta. Un'ombra si stagliò sulla soglia. Qualcuno si preoccupava della sua assenza, lo cercava. Sua madre o Madeleine? Sua madre, certo, solo sua madre, ahimè. Non si sarebbe mosso da lì finché il tedesco non fosse entrato in camera. Lo avrebbe visto accendere la lampada. Infatti, pochi istanti dopo, una luce brillò alla finestra del piano di sopra. Nello stesso momento, l'ombra in attesa sulla soglia di casa si mosse e corse fino a lui leggera. A Benoît si allargò il cuore, come se una mano invisibile gli avesse improvvisamente tolto dal petto un peso che da tempo lo opprimeva. «Sei qui, Benoît?» «Sì, sono qui.» «Che cosa fai?» «Avevo paura.» «Paura? E di che, sei pazza?» «Non lo so. Vieni.» «Aspetta, aspetta un momento.» La attirò a sé,
Lei si dibatteva e faceva finta di ridere, ma lui si sentiva da un certo irrigidirsi di tutto il corpo che non aveva voglia di ridere, che non lo trovava divertente, che non le piaceva essere spinta in mezzo al fieno e rovesciata sulla paglia fresca, che non lo amava. No, non lo amava. Non provava piacere con lui e le disse piano, con voce sorda: «Cos'è? Non ti piace?» «Ma sì che mi piace, ma non qui, non così, Benoît, mi vergogno.» «Di chi? Delle vacche che ti guardano?» disse lui in tono aspro. «Su, vattene.» Allora lei sbottò in quel lamento desolato che gli faceva venir voglia di piangere insieme di ucciderla. «Come mi parli? Qualche volta si direbbe che ce l'hai con me. Perché? È Cécile che...» Le mise una mano sulla bocca, ma lei la scostò con violenza e finì la frase. «È lei che ti monta la testa.» «Nessuno mi monta la testa. Non vedo con gli occhi degli altri io. So solo che quando mi avvicino a te mi sento sempre dire: un momento, un'altra volta, non adesso, il bambino mi ha stancata. Chi è che ti aspetta?» ringhiò. «Per chi ti conservi, allora?» «Lasciami!» gridò lei cercando di liberare braccia e fianchi dalla sua stretta convulsa. «Lasciami, mi fai male!» La respinse con tanta violenza da farle sbattere la fronte contro la porta. Si guardarono un momento in silenzio. Lui aveva preso un rastrello e smuoveva rabbiosamente la paglia. «Sbagli», disse infine Madeleine e con voce tenera mormorò. «Benoît, mio povero piccolo Benoît, sbagli a farti certe idee. Sono la tua donna, dai. Se qualche volta ti sembro fredda è perché sono stanca per via del bambino, ecco tutto.» «Usciamo di qua», disse lui bruscamente. «Andiamo a dormire.» Attraversarono la sala vuota e scura. C'era ancora un po' di luce, ma solo nel cielo e sulle cime degli alberi. Il resto era immerso in una fresca oscurità. Si spogliarono e andarono a letto. Quella notte lui non cercò di prenderla. Rimasero distesi, immobili, senza dormire, ascoltando il respiro del tedesco e gli scricchiolii del suo letto sopra le loro teste. Nelle tenebre, Madeleine cercò la mano del marito e la strinse con forza. «Benoît.» «Che c'è?» «Benoît, mi è venuto in mente adesso. Devi nascondere il fucile. Hai letto gli avvisi in paese?» «Sì che li ho letti», disse lui con una certa ironia. «Faboten, faboten, pena la morte. Hanno solo queste parole in bocca, quei bestioni.» «Dove lo nascondiamo?» «Lascialo stare, sta bene dove sta.» «Benoît, non essere testardo. È una cosa seria. Lo sai quanti ne hanno fucilati per non aver consegnato le armi alla Commandantur?» «Vorresti che andassi a consegnare il fucile? Ma solo i vigliacchi lo fanno. Non ho paura di loro io. Lo sai come sono scappato l'estate scorsa? Ne ho fatti fuori due. Non gli ho lasciato il tempo di aprire bocca. E ne ammazzerò ancora.» Fece con rabbia, mostrando il pugno nell'ombra al tedesco invisibile. «Non ti dico di consegnarlo, ma di nasconderlo, di sotterrarlo. I nascondigli non mancano.» «Impossibile.» «Ma perché?» «Devo averlo sotto mano. Non posso lasciare che volpi, faine e puzzole si avvicinino alla casa. Il parco del castello lassù ne è pieno. Il visconte ha troppa fifa. Se la fa addosso, non ne farebbe fuori una di quelle bestie. Lui sì che ha consegnato il fucile alla Commandantura e con tanti salamelecchi. Prego, signori, vogliate farmi l'onore di...» «Per fortuna io e altri compagni perlustriamo il parco di notte, altrimenti sarebbe la rovina per il paese.» «Non sentono gli spari?» «Ma figurati, è grande come una foresta.» «Ci vai spesso?» disse Madeleine incuriosita. «Non lo sapevo.» «Ci sono tante cose che non sai, ragazza mia. Andiamo a prendere le sue piante di pomodori e barbabietole, la sua frutta, tutto quello che non vuole vendere. Il visconte...» Tacque, restò pensoso un istante. «Il visconte è uno dei peggiori», aggiunse poi. Da generazioni la Barry erano mezzadri sulle terre dei Montmor, e da generazioni li odiavano e ne erano odiati. I Labarry dicevano che i Montmor erano spietati con i poveri, orgogliosi, subdoli, e i Montmor accusavano i loro mezzadri di malafede, espressione che pronunciavano sottovoce, stringendosi nelle spalle e alzando gli occhi al cielo, ma che significava più cose di quanto i Montmor stessi credessero. Era un modo di concepire la povertà, la ricchezza, la pace, la guerra, la libertà, la proprietà, che in sé non aveva nulla di meno ragionevole rispetto a quello dei Montmor. Eppure era antitetico a loro, come il fuoco dall'acqua. Adesso, poi, si erano aggiunti altri motivi di risentimento. Agli occhi del visconte, Benoît era un soldato del 40,
ed era proprio la mancanza di disciplina dei soldati, il loro scarso patriottismo, la loro malafede, insomma, la causa della sconfitta, pensava, mentre Benoît vedeva in Montmartre uno di quegli eleganti ufficiali in ghette gialle che durante le giornate di giugno filavano verso la frontiera spagnola, belli comodi nelle loro automobili, con le loro mogli e le loro valigie, per non parlare del collaborazionismo. «È un leccapiedi dei tedeschi», disse cupamente Benoît. «Sta attento», ribatté Madeleine. «Ti scopri troppo quando parli, e non essere villano con il tedesco che abbiamo in casa. Se provo a ronzarti intorno io, ma sei pazzo!» «Non sono cieco». «Sei geloso anche di questo qui adesso», esclamò Madeleine. Subito rimpianse le parole che erano sfuggite. Non bisognava dare corpo, nome alle fantasie del geloso, ma in fondo a che pro tacere quello che tutti e due sapevano? «Per me i due sono la stessa cosa», fu la risposta di Benoît. «Quel genere di uomini ben rasati, ben lavati, dalla parola pronta e facile, quelli che le ragazze guardano loro malgrado, perché sono lusingate di essere scelte e ammirate da veri signori. Ecco quello che voleva dire Benoît», pensò Madeleine, «se avesse saputo. Se avesse sospettato che lei aveva amato Jean-Marie dal primo istante in cui l'aveva visto arrivare, stanco, infangato, con l'uniforme insanguinata disteso su una barella. Amato, sì, e nella notte, nel segreto del suo cuore, mille volte ripeté: «L'ho amato, ecco, lo amo ancora, non c'è niente da fare». Al primo canto rauco del gallo che squarciava l'alba, tutti e due si alzarono senza aver dormito. Lei andò a scaldare il caffè, lui a strigliare le bestie. 9. Lucille Angelier, con un libro e un lavoro di cucito, si era seduta all'ombra dei ciliegi. Era l'unico angolo del giardino in cui avevano lasciato crescere liberamente alberi e piante senza preoccuparsi di ciò che avrebbero potuto produrre. Quei ciliegi, infatti, davano pochi frutti, ma era la stagione dei fiori. Sullo sfondo di un cielo di puro e inalterabile azzurro, l'azzurro delle preziose porcellane di Sèvres, insieme ricco e brillante, ondeggiavano rami che sembravano coperti di neve. In quel giorno di maggio l'alito di vento che li muoveva era ancora freddo e i petali se ne difendevano dolcemente e si accartocciavano con una sorta di grazia freddolosa, girando verso il suolo i pistilli biondi del loro cuore. Il sole, infilandosi tra i rami, rivelava un intreccio di venuzze delicate visibili nel candore dei petali, che alla fragilità, all'immaterialità del fiore aggiungevano qualcosa di vivo, di quasi umano nel senso della debolezza e della resistenza che la parola umana comporta. Il vento, infatti, poteva scuotere quelle incantevoli creature senza distruggerle, senza neppure sgualcirle. Esse si lasciavano dondolare con aria sognante, sembravano sul punto di cadere, ma erano solidamente attaccate ai loro rami sottili, lucenti e duri, rami che nell'aspetto avevano qualcosa di metallico, come il tronco stesso, slanciato, levigato, uniforme, dai riflessi grigi e purpurei. Fra i ciuffi bianchi apparivano piccole foglie allungate. Nell'ombra erano di un verde tenero, coperte da una peluria d'argento. Al sole sembravano rosa. Il giardino costeggiava una strada stretta, una viuzza di campagna lungo la quale sorgevano delle casette che i tedeschi avevano adibito a deposito di esplosivi. Una sentinella andava su e giù, sotto il cartello rosso che recava scritto a lettere cubitali «Verboten» e sotto, a caratteri più piccoli, in francese, «È proibito avvicinarsi, pena la morte». I soldati strigliavano i cavalli, fischiettando, e i cavalli mangiavano i nuovi germogli dagli alberi. In tutti i giardini ai lati della strada c'erano uomini che lavoravano tranquillamente. In maniche di camicia, pantaloni di velluto, cappello di paglia, vangavano, sfrondavano, innaffiavano, seminavano, piantavano. A volte un soldato tedesco entrava dal cancelletto di uno di quei giardini e chiedeva del fuoco per la pipa, o un uovo, o un bicchiere di birra. L'uomo lo accontentava, poi, appoggiandosi alla vanga, lo guardava allontanarsi con aria pensosa e alla fine riprendeva il lavoro con un'alzata di spalle che significava un'infinità di pensieri, così numerosi, così profondi, così gravi e strani, che lui non trovava le parole per esprimerli. Lucille aggiungeva qualche punto al suo ricamo, poi lo lasciava cadere in grembo. Sopra la sua testa i fiori di ciliegio attiravano vespe e api. Le si vedeva andare e venire, volteggiare, penetrare nei calici e bere avidamente a testa bassa, il corpo fremente in una sorta di spasmodica allegria, mentre un grosso calabrone dorato, che sembrava farsi beffe di quelle solerti lavoratrici, si dondolava sull'ala del vento come su un'amaca, muovendosi appena e riempiendo l'aria del suo canto placido e solare.
Dalla sua postazione Lucille poteva vedere a una finestra l'ufficiale tedesco che alloggiava da loro e che, da qualche giorno, aveva preso con sé il cane lupo del reggimento. Stava seduto alla scrivania Luigi XIV nella camera di Gaston. Scuoteva la cenere della pipa in una tazza azzurra che la vecchia signora Angelier un tempo usava per la tisana del figlio. Col tacco degli stivali dava piccoli colpi distratti ai fregi in bronzo dorato che ornavano le gambe della scrivania. Il cane, col muso appoggiato alla gamba del tedesco, abbaiava e dava strattoni al guinzaglio. Allora l'ufficiale gli diceva in francese, a voce abbastanza alta perché Lucille lo sentisse. Nella quiete di quel giardino i suoni aleggiavano a lungo, come portati dalla brezza tranquilla. «No, Bubi, niente passeggiata. Mangeresti le insalate delle signore e loro non sarebbero contente. Direbbero che siamo dei soldatacci maleducati. Dobbiamo starcene qui, Bubi, e accontentarci di guardare il bel giardino». «Che tipo?» pensò Lucille, e non poté fare a meno di sorridere. L'ufficiale continuò. «Peccato, vero, Bubi? Ti piacerebbe fare dei buchi nella terra col naso, immagino. Se in casa ci fosse un bambino sarebbe possibile, ci farebbe segno di scendere. Siamo sempre andati d'accordo con i bambini, ma qui ci sono solo due signore molto serie, molto silenziose. Meglio restare dove siamo, Bubi». Aspettò ancora un istante e poiché Lucille taceva, parve deluso. Si sporse di più dalla finestra, fece un grande inchino e domandò cerimonioso. «Avrebbe qualcosa in contrario, signora, a lasciarmi cogliere delle fragole nelle sue aiuole?» «Lei qui è a casa sua?» disse Lucille con vivacità non priva di ironia. L'ufficiale si inchinò di nuovo. «Non mi permetterei mai, mi creda, di chiederglielo per me, ma questo cane va pazzo per le fragole. Tengo d'altronde a farle notare che si tratta di un cane francese. È stato trovato in Normandia, in un villaggio abbandonato durante la battaglia e raccolto dai miei camerati. Non vorrà rifiutare le sue fragole a un compatriota». «Siamo due idioti», pensò Lucille, che rispose semplicemente. «Venite pure, lei e il suo cane, prendete quello che volete». «Grazie, signora», esclamò allegramente l'ufficiale e uscì subito, saltando dalla finestra, seguito dal cane. Si avvicinarono entrambi a Lucille. Il tedesco sorrise. «Sono molto indiscreto, signora, non me ne voglia, ma questo giardino, questi ciliegi, sono un angolo di paradiso per un povero soldato». «Ha passato l'inverno in Francia?» domandò Lucille. «Sì, nel nord, tra la caserma e il caffè per via del brutto tempo. Abitavo presso una giovane donna. La poverina si era appena sposata e due settimane dopo il marito era stato fatto prigioniero. Quando mi incontrava nel corridoio scoppiava a piangere e io mi sentivo un criminale. Non era colpa mia, io avrei potuto dirle che anch'io ero sposato e che la guerra mi aveva separato da mia moglie». «Lei è sposato?» «Sì, la stupisce. Da 4 anni sposato e da 4 anni soldato». «È così giovane?» «Ho 24 anni, signora». Rimasero in silenzio. L'ufficiale, con un ginocchio piegato a terra, si mise a raccogliere fragole. Le teneva nel cavo della mano, dove Bubi le prendeva allungando il muso umido e nero. «Vive sola qui con sua madre?» «È la madre di mio marito. Lui è prigioniero. Può farsi dare un piatto in cucina per le sue fragole». «Ah, molto bene. Grazie, signora». Tornò qualche minuto dopo con un gran piatto azzurro e proseguì nella raccolta. Poi offrì le fragole a Lucille, che ne prese qualcuna e gli disse di mangiare le altre. Stava in piedi davanti a lei, appoggiato al tronco di un ciliegio. «È bella la sua casa, signora». Vapori leggeri velavano il cielo e sotto quella luce smorzata la casa aveva una tonalità ocra, quasi rosa, che ricordava il colore di certi gusci d'uovo. Lucille da bambina le chiamava uova brune e le sembravano più saporite delle altre, di quelle bianche deposte dalla maggior parte delle galline. Quel ricordo la fece sorridere. Guardò la casa, con il tetto di ardesia grigio-azzurra, le 16 finestre dalle imposte prudentemente accostate affinché il sole primaverile non sbiadisse le tappezzerie, e nel frontone la grande campana arrugginita che non suonava più, con la tettoia di vetro su cui si rifletteva il cielo. Domandò: «La trova bella?» «Sembra la casa di un personaggio di Balzac. Deve averla fatta costruire un ricco notaio di provincia che si è ritirato in campagna. Me lo vedo la notte nella camera che occupo io mentre conta i rotoli di Luigi d'oro. Doveva essere un libero pensatore,
Ma la moglie andava alla prima messa del mattino, quella che sento suonare quando torno dalle manovre notturne. E quella donna doveva essere bionda, rosea, e avere sulle spalle un grande scialle di cashmere. «Chiederò a mia suocera», disse Lucille, «chi ha fatto costruire questa casa. I genitori di mio marito erano proprietari terrieri, ma nell'Ottocento devono esserci stati dei notai, degli avvocati, dei medici e prima ancora dei contadini. So che 150 anni fa qui c'era la loro fattoria». «Deve chiederlo a sua suocera. Perché lei non lo sa? La cosa non le interessa, signora?» «Non saprei», disse Lucille. «Ma della casa in cui sono nata sì che potrei dirle quando è stata costruita e da chi. Qui ci vivo, ma non ci sono nata». «Dov'è nata?» «Non molto lontano, ma in un'altra provincia. Una casa nei boschi, dove gli alberi crescono così vicini al salotto che d'estate è tutto immerso in un'ombra verde come in un acquario». «Anche a casa mia ci sono delle foreste», disse l'ufficiale. «Grandi, grandissime foreste, dove si va a caccia tutto il giorno». «Un acquario, ha detto, sì. Sì, proprio così», aggiunse dopo un attimo di riflessione. «Gli specchi del salone sono tutti verdi e scuri e torbidi come acqua. Ci sono anche degli stagni. Là diamo la caccia all'anatra selvatica». «Tornerà presto a casa in licenza?» domandò Lucille. Un lampo di gioia illuminò il volto dell'ufficiale. «Parto fra 10 giorni, signora. Dall'inizio della guerra ho avuto solo una breve licenza per Natale, meno di una settimana. Ah, signora, sapesse come li aspettiamo questi permessi. Come contiamo i giorni, come ci speriamo. E poi arriviamo e ci accorgiamo di non parlare più la stessa lingua». «Qualche volta è così», mormorò Lucille. «Sempre». «Ha ancora i genitori?» «Sì. Sì, e in questo momento mia madre deve essere seduta in giardino come lei, con un libro e un lavoro di cucito». «E sua moglie?» «Mia moglie», disse, «mi aspetta. O meglio, aspetta qualcuno che è partito per la prima volta 4 anni fa e che non tornerà mai del tutto uguale. L'assenza è un fenomeno ben strano». «Già», sospirò Lucille, e pensò a Gaston Angelier. «Ci sono quelle che aspettano lo stesso uomo e quelle che aspettano un uomo diverso da quello che è partito», disse fra sé, «e tutte restano deluse». Si sforzò di immaginare il marito da un anno lontano da lei, quale doveva essere in quel momento. Sofferente, tormentato dalla nostalgia, di sua moglie o della modista di Digione. Era ingiusta. Gaston viveva certo con dolore l'umiliazione della sconfitta, la perdita di tanti beni. Improvvisamente la vista del tedesco le riuscì penosa. Col pretesto di qualcosa da sbrigare in casa rientrò. Dalla sua camera lo vedeva andar su e giù lungo il vialetto sotto i peri che allargavano le loro braccia cariche di fiori. Che splendida giornata! La luce calava a poco e i rami dei ciliegi in fiore si facevano azzurrognoli e leggeri come piumini pieni di cipria. Il cane camminava disciplinatamente vicino all'ufficiale e ogni tanto posava il muso sulla mano del giovane che lo accarezzò più volte. Il tedesco era a capo scoperto e i suoi capelli dal biondo metallico brillavano al sole. Lucille vide che stava guardando la casa. «È intelligente e ben educato», pensò. «Ma sono contenta che parta presto. La mia povera suocera non sopporta di vederlo occupare la camera di suo figlio. Le creature passionali sono semplici», disse ancora fra sé. «Lei lo odia, punto e basta. Beati quelli che possono amare e odiare davvero, senza tante storie, senza sfumature e senza incertezze. Intanto, eccomi confinata in camera con un tempo simile perché il signore ha voglia di passeggiare. Che situazione assurda!» Chiuse la finestra, si gettò sul letto e riprese la lettura interrotta. Andò avanti fino all'ora di cena, ma affaticata dal caldo e dalla luce abbagliante di quella giornata, ogni tanto si addormentava sul libro. Quando entrò in sala da pranzo, trovò la suocera già seduta al suo posto di fronte alla sedia vuota occupata un tempo da Gaston. Era così pallida, così rigida, con gli occhi così arrossati dal pianto che Lucille, spaventata, domandò: «Cos'è successo?» «Mi chiedo», rispose la signora Angelier stringendo le mani l'una contro l'altra con tanta violenza che Lucille vide le unghie diventare bianche. «Mi chiedo perché hai sposato Gaston». Niente è più costante in un essere umano del suo modo di esprimere la collera.
quello della signora Angeliera, generalmente subdolo e sottile come il sibilo della vipera, e Lucille non s'era mai vista aggredire in modo così aspro e diretto. Ne fu più addolorata che offesa. D'improvviso capì quanto la suocera doveva soffrire. Le tornò in mente la gatta nera, sempre querula, ipocrita e affettuosa, che mentre faceva le fusa dava unghiate sornione. Una sola volta però era saltata agli occhi della cuoca, quasi accecandola. Era il giorno in cui avevano annegato la sua cucciolata. Poi era sparita. «Che cosa ho fatto?» domandò Lucille sottovoce. «Come hai potuto qui, nella sua casa, sotto le sue finestre, con lui assente, prigioniero, forse ammalato, maltrattato da questi bruti, come hai potuto sorridere a un tedesco, parlare confidenzialmente con un tedesco? È inconcepibile!» «Mi ha chiesto il permesso di scendere in giardino a cogliere delle fragole. Non potevo rifiutare. Lei dimentica, mamma, che in questo momento il padrone è lui, ahimè. Ha conservato i gesti della buona educazione, ma potrebbe prendere quello che gli piace, entrare dove vuole e perfino cacciarci via. Esercita i suoi diritti di conquistatore con modi pieni di riguardo, non posso fargliene una colpa. Trovo che abbia ragione. Qui non siamo in un campo di battaglia. Possiamo avere dentro tutti i sentimenti che vogliamo, ma perché non essere educati e gentili, almeno esteriormente? C'è qualcosa di disumano in questa situazione. Perché accentuarlo? Non è ragionevole, mamma!» esclamò Lucille con una violenza di cui lei stessa rimase stupita. «Ragionevole!» ribatté vivamente la signora Angelier. «Ma ragazza mia, questa parola da sola prova che tu non ami tuo marito, che non lo hai mai amato e che non senti la sua mancanza. Pensi forse che ragioni io? Di questo ufficiale non sopporto neanche la vista. Vorrei strappargli gli occhi, vorrei vederlo morto. Non sarà giusto né umano né cristiano, ma sono una madre. Soffro d'essere privata di mio figlio, detesto quelli che me l'hanno preso, e se tu fossi una vera moglie, non avresti potuto sopportare la vicinanza di questo tedesco. Non avresti avuto paura di sembrare volgare, maleducata, ridicola. Ti saresti alzata e con o senza un pretesto ti saresti allontanata. Mio Dio, quell'uniforme, quegli stivali, quei capelli biondi, quella voce e quell'aria sana, soddisfatta, mentre il mio povero Gaston...» Si interruppe e scoppiò a piangere. «Via, mamma!» Ma queste parole non fecero che rinfocolare l'ira della signora Angelier. «Mi domando perché lo hai sposato!» sbottò di nuovo. «Per i soldi, probabilmente, per le proprietà. Ma allora...» «Non è vero, sa bene che non è vero. Mi sono sposata perché ero un'oca e perché mio padre mi aveva detto: è un bravo ragazzo, ti farà felice. Non immaginavo che mi avrebbe tradita l'indomani delle nozze con una modista di Digione.» «Ma cosa dici? Ma che storia è mai questa?» «È la storia del mio matrimonio», disse amaramente Lucille. «In questo momento, a Digione, c'è una donna che sferruzza per Gaston, gli fa un maglione, gli prepara dei dolci, gli manda dei pacchi e probabilmente gli scrive: mi manchi tanto, lupacchiotto mio, mi sento sola stanotte nel nostro lettone. Una donna che lo ama», mormorò la signora Angelier, e le sue labbra presero il colore dell'ortensia appassita e si fecero sottili e taglienti come una lama. «Adesso», pensò Lucille, «le piacerebbe cacciarmi e mettere al mio posto la modista», e con la perfidia che è insita anche nella migliore delle donne insinuò: «Sì, gli è cara, molto cara. Dia solo un'occhiata alle matrici del suo libretto di assegni. L'ho trovato nello studio quando è partito.» «Gli costa del denaro?» esclamò la signora Angelier inorridita. «Sì, e non me ne importa niente.» Ci fu un lungo silenzio, rotto dai suoni familiari della sera. La radio del vicino che mandava una serie di note monotone, lamentose e stridenti come la musica araba o il frinire delle cicale. Era la BBC di Londra, disturbata da oscure interferenze nella notte, il misterioso mormorio di una fonte sperduta nella campagna, il gorgoglio insistente di un rospo assetato che implorava la pioggia. Nella sala da pranzo l'antico lampadario di ottone, strofinato e lucidato da generazioni fino ad aver perso il suo splendore di oro rosso e assunto un colore biondo e pallido da luna al primo quarto, illuminava la tavola e le due donne. Lucille provava tristezza e rimorso. «Che cosa mi ha preso?» pensava. «Avrei dovuto ascoltare i suoi rimproveri e starmene zitta. Adesso si tormenterà di più, vorrà giustificare il figlio, farci rappacificare. Dio, che noia!»
La cena si concluse senza che la signora Angelie aprisse bocca. Poi le due donne passarono in salotto, dove la cuoca annunciò la visita della viscontessa di Montmore. Questa signora, naturalmente, non frequentava i borghesi del villaggio, né li invitava a casa più di quanto non invitasse i suoi coloni, ma quando aveva bisogno di un favore, non esitava ad andarlo a chiedere a domicilio con una semplicità, un'ingenuità, un candore che rivelavano i suoi alti natali. Arrivava dalle Angelie da buona vicina, vestita come una domestica, in testa un cappellino rosso con una penna di fagiano che aveva visto in tempi migliori. I borghesi non si rendevano conto che quell'assenza di ostentazione esprimeva meglio di quanto avrebbe fatto una certa altezzosità o modi cerimoniosi il profondo disprezzo che costei nutriva nei loro confronti. Non era necessario mettersi elegante per loro, così come non lo era per entrare di sfuggita in una fattoria a chiedere un bicchiere di latte. Disarmati, i borghesi dicevano «non si dà aria», il che non gli impediva del resto di accoglierla con insolita alterigia, altrettanto inconsapevole della falsa semplicità della contessa. La signora di Montmore entrò nel salotto delle Angelie a grandi passi, le salutò cordialmente senza scusarsi per essere piombata lì a un'ora così tarda, poi prese il libro di Lucille e ne lesse il titolo a voce alta, «Conoscenza dell'Est di Claudel». «Ma bene», le disse con un sorriso incoraggiante, come se si complimentasse con una delle ragazzine della scuola confessionale perché leggeva, senza esservi costretta, la storia di Francia. «Le piacciono le letture serie, è un'ottima cosa». Si chinò a raccogliere il gomitolo di lana che la vecchia signora Angelier aveva lasciato cadere a terra. «Come vedete, sembra dire la viscontessa, sono stata educata nel rispetto per le persone anziane. Ai miei occhi non contano origine, educazione e patrimonio, vedo solo i loro capelli bianchi». La signora Angelier, intanto, con un freddo cenno del capo e schiudendo appena le labbra, indicava una sedia alla viscontessa e tutto in lei gridava, per così dire, silenziosamente: «Se crede che mi mostrerò lusingata della sua visita, si sbaglia di grosso. È possibile che il mio trisnonno sia stato il fattore dei visconti di Montmore, ma è storia vecchia e nessuno la conosce, mentre tutti sanno, signora viscontessa, quanti ettari il suo defunto suocero, che aveva bisogno di denaro, ha ceduto al mio defunto marito. Il suo comunque ha fatto in modo di tornarsene a casa dalla guerra, mentre mio figlio è prigioniero. Lei deve rispettare in me una madre che soffre». Alle domande della viscontessa rispose con voce flebile che sì, la salute era buona e che aveva avuto notizie recenti del figlio. «Ha qualche speranza?» si informò la viscontessa, intendendo qualche speranza di vederlo tornare presto. La signora Angelier scosse il capo e alzò gli occhi al cielo. «Che tristezza!» disse la viscontessa. «Siamo tutti molto provati», aggiunse. Diceva «siamo», spinta da quel senso di pudore che davanti a un infelice ci induce a fingere sventure simili alle sue. Ma l'egoismo deforma così candidamente le nostre migliori intenzioni che a un tubercolotico all'ultimo stadio diciamo in tutta innocenza: «La compiango, so cosa vuol dire, da 3 settimane ho un raffreddore di cui non riesco a liberarmi». «Molto provati, sì, signora», mormorò la signora Angelier con freddezza e malinconia. «Come lei sa», aggiunse indicando con un sorriso amaro la camera vicina. «Abbiamo compagnia? Uno di quei signori, ma certo ne ospita qualcuno anche lei, vero?» chiese, benché le fosse giunto all'orecchio che grazie a certi rapporti personali del visconte il castello era stato preservato da presenze tedesche. La viscontessa non rispose alla domanda, ma proseguì in tono indignato: «Non indovinerà mai quello che hanno avuto la sfrontatezza di pretendere. L'accesso al lago per pescare e nuotare. E io che passavo lì le mie ore più belle, posso farci una croce sopra per tutta l'estate». «Le proibiscono di andarci? A questa poi!» esclamò la signora Angelier, vagamente sconsolata dall'umiliazione inflitta alla viscontessa. «No, no!» assicurò questa. Al contrario, si sono mostrati molto corretti. Ci faccia sapere in quali ore possiamo andarci senza disturbarla, mi hanno detto. Ma pensi a come mi sentirei trovandomi faccia a faccia con uno di quei signori in tenuta estiva. Lo sa che stanno mezzi nudi anche per mangiare? Nel cortile della scuola che hanno occupato prendono i pasti a torso e gambe nudi, solo con una specie di cache-sais. Nella classe delle grandi, che da proprio sul cortile, siamo costretti a tenere le poste chiuse per evitare che le bambine vedano quello che non devono vedere. E con questo caldo, pensi un po' che delizia!» Sospirò. «Situazione molto difficile la sua.
All'inizio della guerra aveva mostrato un ardente patriottismo e un altrettanto ardente spirito antitedesco, non che detestasse i tedeschi più degli altri stranieri, ma vi era nel patriottismo e nella germanofobia, come del resto nell'antisemitismo e più tardi nella devozione al maresciallo Pétain, qualcosa di teatrale che la eccitava. Nel 1939, alla scuola confessionale, davanti a un uditorio composto da suore dell'ospedale, signore del paese e ricche fattoresse, aventi tenuto una serie di conferenze aventi per tema la psicologia hitleriana, nelle quali designava tutti i tedeschi senza eccezione come pazzi, sadici e criminali. Subito dopo la disfatta aveva perseverato in questo atteggiamento perché, per voltare Gabbana in fretta, ci sarebbero volute una duttilità e un'agilità di spirito di cui era del tutto sprovvista. A quell'epoca aveva battuto a macchina di persone e distribuito in giro a diverse decine di esemplari le famose predizioni di Santa Odile che profetizzavano lo sterminio dei tedeschi per la fine del 1940. Ma il tempo era passato, l'anno si era concluso e i tedeschi erano sempre lì. Per di più il visconte nominato sindaco del paese si era trovato a essere un personaggio ufficiale indotto di conseguenza a seguire l'indirizzo del governo, ogni giorno più propenso a una politica cosiddetta collaborazionista. Così, quando parlava della situazione, la signora di Montmore si vedeva via via costretta ad annacquare un po' le sue opinioni. Anche stavolta si ricordò che non doveva esprimere sentimenti ostili nei confronti del vincitore e disse facendo mostra di tolleranza: «Posso d'altronde capire che dopo le loro faticose manovre si mettano un po' in libertà. In fondo sono uomini come gli altri». Ma la signora Angelier si rifiutò di seguirla su quel terreno. «Sono creature malvagie che ci detestano. Hanno detto che saranno contenti solo quando vedranno i francesi mangiare erba». «È abominevole», commentò la viscontessa sinceramente indignata. E poiché, dopo tutto, la politica collaborazionista era nata da pochi mesi, mentre la germanofobia poteva vantare quasi un secolo di vita, la signora di Montmore ritrovò istintivamente il linguaggio di un tempo. «Il nostro povero paese, saccheggiato, oppresso, perduto. E quanti drammi! Guardi la famiglia del fabbro. 3 figli, 1 ucciso, l'altro prigioniero, il terzo disperso a Merselkebir, dai Bernard delle Montagne». Continuò facendo seguire, secondo l'uso del posto, al nome dei coloni e quello del fondo in cui abitavano. «Da quando il marito è prigioniero, quella povera donna è diventata pazza per la fatica e il dolore. E a portare avanti la fattoria ci sono solo il vecchio e una ragazzina di 13 anni. Dai Clément. La madre è morta praticamente sul lavoro e i 4 piccoli sono stati presi da certi vicini. Quanti drammi, povera Francia!» La signora Angelier, le labbra pallide serrate, lavorava a maglia e annuiva. Dopo un po' lei e la viscontessa smisero di parlare delle disgrazie altrui per concentrarsi sulle proprie seccature. Lo facevano con un tono vivace e appassionato che contrastava con il linguaggio lento, enfatico, affettato che avevano usato per evocare i mali del prossimo, proprio come uno scolaro che recita con serietà, rispetto e noia l'episodio della morte di Ippolito, che non lo tocca minimamente e ritrova per miracolo forza di persuasione e calore quando si interrompe per denunciare al maestro che qualcuno gli ha rubato le biglie. «È una vergogna», diceva la signora Angelier. «Pago 500 di burro 27 franchi, al mercato nero, naturalmente, come tutto il resto. Le città devono vivere, d'accordo, ma...» «Ah, non me ne parli. Mi domando a che prezzo si vendano a Parigi i generi alimentari. Va bene per chi può permetterselo, ma insomma, ci sono anche i poveri», fece notare virtuosamente la viscontessa, assaporando il piacere di sentirsi buona, di saper mostrare a tutti che non dimenticava i miserabili, piacere acuito dalla consapevolezza che grazie al suo ingente patrimonio lei non si sarebbe mai trovata nell'eventualità d'esser compianta. «Non si pensa abbastanza ai poveri», concluse. Ma queste erano solo chiacchiere. Era venuto il momento di affrontare l'oggetto della sua visita. La viscontessa desiderava procurarsi del grano per i suoi animali da cortile. Possedeva infatti un bellissimo pollaio, famoso in paese. Nel 1941 tutto il grano veniva obbligatoriamente requisito. Era proibito, in linea di principio, darne ai polli, ma... proibizione non significava impossibilità di superare l'ostacolo, semplicemente difficoltà nel farlo. Una questione di tatto, di fortuna e di mezzi finanziari. La viscontessa aveva scritto un breve articolo che era stato pubblicato sul giornale locale, un foglio ben pensante che si avvaleva anche della collaborazione del parroco.
Il pezzo era intitolato «Tutto per il maresciallo» e cominciava così. «Diciamolo, ripetiamolo nelle capanne, durante le veglie intorno ai fuochi che bruciano sotto la cenere. Un francese degno di questo nome non darà più ai suoi polli un solo chicco di grano, non lascerà al suo maiale una sola patata. Metterà da parte l'avena, la segale, l'orzo e la colza e, raccolti questi frutti del suo lavoro e del suo sudore, li legherà in un fascio stretto da un nastro tricolore, simbolo del suo patriottismo, e li deporrà ai piedi del venerabile vegliardo che ha ridato speranza». Ma nel novero di quei pollai in cui, secondo la viscontessa, non doveva più restare un solo chicco di grano, non rientrava naturalmente il suo. Quegli animali da cortile erano il suo orgoglio e l'oggetto delle sue cure più amorevoli e comprendevano elementi rari premiati in occasione di importanti concorsi agricoli in Francia e all'estero. La viscontessa possedeva le più belle tenute del paese, ma non osava rivolgersi ai contadini per una transazione così delicata. Guai a mettersi nelle mani dei proletari, le avrebbero fatto pagar cara ogni complicità di quel tipo, mentre con la signora Angelier era tutt'altra cosa. Ci si poteva sempre accordare con lei. La signora Angelier sospirò profondamente. «Forse potrei. Uno o due sacchi? E lei, da parte sua, attraverso il signor sindaco, non potrebbe farci avere un po' di carbone? In linea di massima non ne avremmo diritto, ma...» disse. Lucille le lasciò e si avvicinò alla finestra. Il salotto dava sulla piazza. Le imposte non erano ancora chiuse e c'era una panchina nell'ombra davanti al monumento ai caduti. Tutto sembrava immerso nel sonno. Era una splendida notte di primavera piena di stelle d'argento. Nell'oscurità si vedevano brillare debolmente i tetti delle case vicine, la fucina dove un vecchio piangeva i tre figli morti, la piccola bottega del ciabattino ucciso in guerra e che una povera donna e un ragazzino di 16 anni sostituivano come meglio potevano. Tendendo l'orecchio da ciascuna di quelle case basse, scure, tranquille, si sarebbe potuto cogliere un lamento, pensava Lucille. Ma cos'erano quei rumori? Dalle tenebre saliva una risata, un fruscio di gonne. Poi una voce maschile, una voce straniera domandò: «Come in francese questo? Bacio? Sì? Oh, bello!» Poco più in là vagavano delle ombre. Balenava il bianco di una camicetta, un nastro tra capelli sciolti, il luccichio di uno stivale e un cinturone. La sentinella continuava a fare su e giù davanti al locale, al quale era vietato avvicinarsi, penava la morte, ma i suoi camerati si godevano la bella notte e i loro momenti di libertà. Due soldati in mezzo a un gruppo di ragazze cantavano «Trink mal noch ein Tropfchen! Ach, Susanna!» e le ragazze riprendevano il motivo canticchiando in sordina. Durante una pausa della conversazione, la signora Angelier e la viscontessa colsero le ultime note della canzonetta. «Chi può cantare a quest'ora? Sono delle donne con i soldati tedeschi!» «Che orrore!» esclamò la viscontessa e fece un gesto di raccapriccio e disgusto. «Vorrei proprio sapere chi sono quelle svergognate. Le segnalerò al parroco». Si chinò e scrutò avidamente nella notte. «Non riesco a vederle. Non oserebbero farlo in pieno giorno. Ah, signore mie, questo è peggio di tutto. Corrompono anche le donne francesi adesso. Pensate, i loro fratelli, i loro mariti sono prigionieri e loro se la spassano con i tedeschi. Ma che cosa hanno in corpo certe donne?» esclamò con veemenza la viscontessa, la cui indignazione nasceva da molteplici cause. Patriottismo ferito, senso delle convenienze, dubbi sull'efficacia del suo ruolo sociale. E infine ardore di un temperamento che si sentiva turbato da certe immagini, senza poter sperare in un qualche appagamento da parte del visconte, poco interessato alle donne in generale e alla propria moglie in particolare. «È uno scandalo!» esclamò. «È triste!» disse Lucille, pensando a tutte quelle ragazze la cui gioventù veniva frustrata. Gli uomini, prigionieri o morti, erano assenti e il nemico ne prendeva il posto. Un fatto deplorevole, certo, ma nessuno lo avrebbe saputo. Sarebbe stata una di quelle cose ignorate dalle posterità, o dalle quali questa avrebbe distolto per pudore lo sguardo. La signora Angelier suonò. La cuoca si affrettò a chiudere imposte e finestre e tutto tornò nell'ombra. Le canzoni, il rumore dei baci, il dolce splendore delle stelle, il passo del conquistatore sul selciato e il sospiro del rospo assetato che implorava invano un po' d'acqua dal cielo.